Siamo con Maurizio De Cicco, presidente e amministratore delegato di Roche in Italia. Lo vediamo a margine della presentazione dei risultati finanziari che vedono ricavi per il gruppo a 58,3 miliardi franchi svizzeri, in calo del 5% rispetto al 2019, però tassi di cambio costanti è un più 1%. Non ci siamo mossi più di tanto nonostante la pandemia e alla faccia di chi vi addita come Big Pharma. Giusto. Lei sa che io non amo questa definizione di Big Pharma. Lo so Noi perché. vogliamo essere contributori del sistema, di aiuto al sistema e non considerato una. Ma infatti direi che questo cigno nero che è piombato addosso a tutto il mondo ha evidenziato l'importanza del settore. Cioè, voi come Roche, per esempio, sul fronte Covid avete avviato una serie di iniziative mantenendo sempre un basso profilo, tipo per esempio la fornitura del tocilizumab, voi non vi semplici mai gratuitamente. Sì, beh, devo dire che in quel momento dove la prima necessità era quella di cercare di aiutare i pazienti, in un momento dove non si sapeva cosa avrebbe funzionato, abbiamo preso spunto da un'esperienza di un oncologo napoletano e da un'esperienza in Cina, dove sembrava che appunto il tocilizumab funzionasse. E abbiamo messo a disposizione migliaia e migliaia di trattamenti gratis per la popolazione, attivando il più grande studio clinico d'Italia, perché di fatto numeri così importanti non c'erano mai stati in tempi così rapidi. Lei La immagini cosa che nel giro che di. sì, no, dicevo, questa è la cosa che sapevamo tutti come giornalisti, nessuno però ha potuto scrivere proprio perché voi avete insistito per mantenere un profilo basso. Beh, Quindi. credo che il bene più importante per noi fosse in quel momento cercare di aiutare il paese e non farci pubblicità. Per cui. Ecco, più tardi arriveremo ai vaccini, però in attesa del vaccino vorrei capire, ci sono gli anticorpi monoclonali, voi siete comunque in prima linea con Regeneron, finalmente AIFA ha dato il via libera. Allora, dottoressa. Il tema dell'anticorpo monoclonale è un tema ancora delicato. Io le dico le cose avendole vissute in prima persona. Ieri pomeriggio noi abbiamo avuto una presentazione nei confronti della Commissione Tecnico-Scientifica dei dati disponibili sulla nostra associazione di anticorpi, perché sono due anticorpi insieme. Quindi, a differenza di quello dell'altra azienda, la nostra è un'associazione di due anticorpi. Pensi che questi dati sono così ancora poco conosciuti che abbiamo chiesto anche l'aiuto di casa madre per la presentazione dei dati. Quindi non è stata fatta e cucinata qua in casa, ma abbiamo chiesto l'aiuto di casa madre perché c'erano dei dati che erano davvero, come si dice, caldi. E quindi c'è stata questa presentazione dei dati, che è durata un'ora e mezza, e dopodiché, di fatto, noi non abbiamo avuto, abbiamo informalmente saputo che la presentazione, era andata bene, abbiamo avuto una serie di domande di approfondimento. Ecco. Poi tutto il resto noi lo abbiamo letto sui giornali. Noi aspettiamo a questo punto ufficialmente l'informazione da parte di AIFA. La vogliamo fare una riflessione sulla burocrazia? Io comincerei da quella europea che le sta anche a cuore, così come quella italiana, quella europea perché un po' perché abbiamo assistito a una battaglia preventiva, no, nei confronti del vaccino di AstraZeneca, abbiamo poi il vaccino russo che si è dimostrato funzionare molto bene. Quindi facciamo questa riflessione. Ecco, Maurizio De Cicco è anche vicepresidente di Farmindustria, che è l'associazione che riunisce circa 200 aziende del farmaco in Italia, sia capitale italiano che capitale straniero. Lo è da credo più di 10 anni, no?
Sì. Tempo. Quindi ecco, a parte essere Maurizio De Cicco Roche, anche Maurizio De Cicco Industria del Farmaco in generale. Quindi una riflessione allora, del problema e su quello anche che si sta prospettando all'orizzonte. Poi arriviamo all'Italia, quindi. Va bene, ma per l'Italia io posso solo sprecare parole buone in questo momento. Bene. Allora, devo dire che innanzitutto mi lasci sottolineare una cosa che secondo me voi stessi dovreste stressare di più, che la produzione di un vaccino in 10 mesi è quasi un miracolo. È impensabile, cioè, infatti è impensabile. È impensabile, cioè tutti quanti dicono grazie alla scienza, grazie ai ricercatori. Beh, dietro la scienza, dietro i ricercatori c'era l'industria farmaceutica. Ecco, allora esatto, mettiamo i puntini sulle i. Quanto ci vuole normalmente per sviluppare un vaccino, sia in termini di tempo che in termini economici, perché questi sono investimenti che l'industria farmaceutica fa. Allora, la premessa ancora una volta è Roche non è impegnata nei vaccini perché il settore dei vaccini richiede un'altissima specializzazione, cioè ci sono aziende tipo Sanofi Pasteur che ha proprio una struttura che è interamente dedicata alla produzione di vaccini. Quindi le informazioni che io le trasferisco sono quelle informazioni che come farmindustria noi portiamo avanti, che il nostro presidente porta avanti. Allora, per lo sviluppo di un vaccino mediamente occorrono dai 3 ai 4 anni. Okay? E quando si dice ma allora come fate per il vaccino antinfluenzale? Beh, si parte da una base che è già quella esistente e su quello si modifica, okay? In funzione delle variazioni che esistono. Su quella del Covid si partiva da zero perché si sapeva solo che era un coronavirus e quindi questa è stata, e tra l'altro i primi vaccini, tra cui proprio quello di Moderna, nascono come intuizioni in quanto in quel momento Moderna stava lavorando su vaccini tipo Ebola, per cui è stato questo che ha accelerato il percorso. Tra l'altro voi collaborate con Moderna per i test, no? Ecco, noi collaboriamo con Moderna per i test in questa partnership per capire se su chi funziona, quanto funziona e l'efficacia anche a fronte delle mutazioni. Ok, quindi l'investimento è enorme per i vaccini perché, ed è anche un processo estremamente delicato, il rischio del fallimento, che qualcosa si blocchi, è elevato. Adesso, il fatto del ritardo che c'è stato da parte delle aziende produttrici, beh, è stato raccontato che è stato un difetto produttivo. Io conosco, per esempio, quello che è successo per AstraZeneca. AstraZeneca ha più siti produttivi, uno in America e poi c'era quello in Belgio. Mentre quello in America andava a pieni volumi, si è bloccato qualcosa in quello di belga. E a questo punto, per rimettere a punto tutto il sistema, questo ha causato un ritardo. E poi si è alzato la voce, si identifica un nemico, è facile puntare, così si distoglie l'attenzione su altri tipi di inefficienze. Allora, e ne purtroppo, sono perse parecchie, ne sono purtroppo, perse parecchie. Apriamo e chiudiamo una parentesi. Proposte come quella della Moratti, ci produciamo il vaccino in casa. Ecco, diciamo che non è guardi, così semplice. Ma io sono contento del fatto che la Moratti poi ha avuto la possibilità di un incontro con Farmindustria, con il nostro presidente, e gli ha spiegato che per la conversione di qualsiasi sito occorrono anni, ci vuole almeno 2-3 anni, a parte tutte le autorizzazioni di cui tu necessiti perché per produrre un qualsiasi farmaco. Ecco, in Italia non produciamo vaccini, no, produciamo farmaci, produciamo solidi, produciamo forse... No, dei vaccini si producono, se lei pensi ad esempio quello di Oxford viene anche prodotto dall'RPM di Pomezia, no?
Quindi ci sono dei terzisti che producono vaccini, ma sono piccole quantità. Sì. Per fare dei vaccini devi avere proprio fabbriche dedicate. Novartis, che produceva vaccini, che poi ha ceduto a Glaxo, e quindi Glaxo sta sviluppando dei vaccini, e non sempre va bene. Voi avete visto anche che un'azienda come Sanofi si è resa conto che non è in grado di produrre il vaccino per il Covid. Certo. E quindi la partnership Sanofi-Glaxo a questo punto non andrà avanti nello sviluppo, ma hanno messo a disposizione le loro strutture, quindi i loro siti produttivi, per aumentare la produzione. Quindi non è neppure vero che le aziende farmaceutiche siano così matrigne non collaborative, perché queste forme di collaborazione nascono dove esistono delle opportunità di fare sinergia. Come dicevo prima in conferenza, la collaborazione con Regeneron nasce dal fatto che, essendo degli anticorpi, essendo Roche l'azienda che produce più anticorpi, ha dei siti che sono dedicati allo sviluppo degli anticorpi, e quindi ha deciso di mettere a disposizione il sito americano che produce un anticorpo, in modo tale da aiutare Regeneron nella produzione, e probabilmente dovrà aumentarla ancora di più. Va bene, torniamo alla questione burocratica. Allora, sì, a parte tutti i limiti che sono emersi del nostro sistema sanitario, a cui ci arriviamo più tardi, perché appunto non esiste solo il Covid, però rimaniamo alla parte burocratica. C'è in ballo una riforma sulla rimborsabilità dei farmaci, no, a livello europeo, nel senso adesso ogni paese decide con la propria agenzia del farmaco cosa rimborsare, in che misura, e si pensa di portare questa cosa, di accentuarla a livello dell'Agenzia del Farmaco Europea? Allora, no, nel senso che EMA ha una funzione che è quella di approvare i farmaci. Poi esistono situazioni particolari come quella appunto legata al Covid, dove sono stati fatti dei contratti a livello europeo per soddisfare le necessità dei 27 paesi, non sono più 28 dopo l'uscita dell'Inghilterra, dei 27 paesi europei. Quindi, e questo è stato l'accordo, che è lo stesso accordo che probabilmente in questo momento è in discussione per gli anticorpi. Allora, si fa un contratto globale e l'azienda che ha il prodotto cerca di fare questo accordo per capire di quali volumi stiamo parlando, quanto ne servirebbe, anche per poter dire ce la facciamo, non ce la facciamo, siamo in grado, non siamo in grado. Tutto questo, allora, dal momento dell'accordo alla produzione ci vogliono tempi. Se EMA, adesso non vuole essere una critica, ma col senno di poi, se si fosse partito mesi e mesi prima per capire ma quanto vaccino occorrerebbe fare, probabilmente non saremmo arrivati lunghi come stiamo arrivando. Ecco, questo è, purtroppo in queste situazioni si dice che si impara facendo, ed è così. Diciamo che in questa situazione si escono tutti i limiti, ma anche del genere. Purtroppo, non guardi, avere una situazione del genere è così dirompente. Ma anche per le informazioni che hai, voglio dire, ritorno sugli anticorpi. È logico che un'azienda dice, va bene, ma di quanto ne stiamo, quanto ne avremmo bisogno? E come si fa? Se io dovessi chiedere ad AIFA quanto ne ha bisogno, è difficile per loro. La prima cosa che dice, ma su chi funziona? Qual è la tipologia di paziente sulla quale funziona di più? Quindi metti insieme tutti questi dati, è difficile, e quindi si va un po' a spanne, non esiste una precisione matematica così logica che consente di fare delle previsioni. Ecco, questo è la... Ecco, sempre in tema di burocrazia, ci spiega molto brevemente, for dummies, come funziona il meccanismo della rimborsabilità in Italia?
Voi tra l'altro vi siete appuntati la medaglia del paper performance, che è interessantissimo. Direi due parole di questo. Sì, sì. Allora funziona così. Una volta registrato un prodotto all'EMA, si sottopone il dossier alle autorità locali. Ok? Certo. AIFA. AIFA oggi ha due commissioni, una commissione tecnico-scientifica e una commissione per la rimborsabilità. La commissione tecnico-scientifica generalmente prende dai 3 ai 6 mesi per la valutazione del dossier e quindi approfondisce il dossier da un punto di vista tecnico-scientifico, su efficace, qual è, su chi effetti collaterali, se esistono sul mercato dei prodotti simili, quali sono le differenze rispetto agli altri. Vogliono 6 mesi o si potrebbe fare un po' più in fretta, secondo lei? Dipende sempre da... 6 mesi sono tutto tanti. Tutto è possibile. Abbiamo visto che quando ad esempio c'è stato il Covid, l'autorizzazione per fare lo studio su è stato velocissimo. Generalmente ci vogliono dei mesi per approvare uno studio clinico. Lì invece, capita l'emergenza, nel giro di una settimana, forse meno, lo studio è stato approvato. Certamente un dossier di valutazione è molto diverso. Diciamo che comunque poi dipende da quante persone hai a disposizione, da quanto tempo metti a disposizione per le persone. Cioè, lei immagini... Sì, beh, certo, sono procedimenti, chiaro. Tu dovresti avere... Le persone ci lavorano e cosa devono fare in contemporanea. Esatto, cioè le persone che valutano i dossier non lo fanno a tempo pieno. Magari sono professori che lavorano in ospedale, sono professori che insegnano all'università, sono farmacologi, quindi certo. Poi dedicano del tempo anche a quello. Infatti, idealmente ci vorrebbero delle persone a tempo pieno per questo, forse i tempi diminuirebbero. Una volta superato, diciamo, non l'ostacolo, ma la barriera della o la valutazione della CTS, viene mandato il dossier alla commissione dei prezzi con una raccomandazione, quindi la CTS raccomanda un'ipotesi dicendo guardate che esiste già un farmaco molto simile, guardate. E qua inizia poi, diciamo, siamo convocati dopo un paio di mesi e inizia la trattativa che può durare anche 2-3 mesi, dipende dalla... Dopodiché si va, poi inizia il percorso delle regioni, perché l'altro ostacolo enorme sono le regioni. Perché l'Italia ha questo problema che la sanità è a livello regionale e ogni, come ama dire lei, ogni regione canta la sua canzone. Esatto. Ecco. Esatto. E quindi i tempi possono essere anche fino a 1 anno e mezzo. L'ultima regione può approvare il farmaco dopo 1 anno e mezzo. Il paper performance. Il paper performance fu un'intuizione incredibile di 15 anni fa, siamo stati davvero pionieri e fu un'intuizione dell'allora direttore generale di AIFA, il dottor Martini, e di un gruppo di esperti oncologi e dalla sensibilità anche di un'azienda come Roche. Fu la mia prima esperienza era il primo farmaco oncologico che ad alto costo e si partì da un dato che il farmaco di fatto aveva più indicazioni e queste diverse indicazioni non funzionavano tutte nello stesso modo e quindi non era giusto, secondo anche noi, accettare un prezzo che fosse uguale per tutte le indicazioni e quindi gli oncologi ci misero del loro nella valutazione dell'efficacia nelle singole patologie. AIFA pensò a come implementare questo sistema e quindi creò i registri. E noi come azienda, e io in particolare, mi resi disponibile a un confronto anche con Casa Madre per spiegare un meccanismo che era completamente nuovo e quindi accettare che se il farmaco non avesse funzionato noi avremmo dato indietro il costo del farmaco. Questa fu una cosa un po' rivoluzionaria e devo dire che oggi questo è un modo abbastanza comune
di affrontare i farmaci se non si è in grado di identificare chi è il paziente ideale. Oggi per fortuna tante cose si conoscono di più, perché si va verso una medicina diversa rispetto a quella di 15 anni fa. Il tumore, e anche qua noi siamo pionieri, il tumore non sarà più curato in funzione dell'organo, ma sarà curato in funzione della mutazione. Per cui lei non è detto che quel farmaco che funziona, non so, nel tumore dello stomaco non possa anche funzionare nel tumore del polmone, perché la mutazione presente è la stessa, è sia nello stomaco che nel polmone. E quindi io identifico la mutazione e poi ti do il farmaco più efficace per quella mutazione. Questo è un concetto bellissimo, è un nuovo modo di leggere l'oncologia. Assolutamente. Niente, volevo chiederle due parole sul vostro impegno durante la pandemia, non solo per il Covid, nel senso ci sono poi appunto tutte le altre patologie, voi vi siete impegnati molto anche con delle terapie domiciliari, no? Però evidenziare un aspetto che secondo me è stato bellissimo. Noi abbiamo come Roche 1000 persone a disposizione e il 90% di queste persone hanno un diploma o una laurea, e nel momento del Covid erano ferme a casa. Noi abbiamo messo a disposizione le nostre persone accanto al numero verde istituito dal Ministero della Salute, quindi 250 persone hanno collaborato nel rispondere al numero verde del Ministero della Salute, facendo un po' il primo livello di soccorso, d'aiuto, di ascolto per questi pazienti. E lo abbiamo fatto con gli strumenti che avevamo in casa, nel senso che abbiamo fatto un training, le nostre persone sono state trainate anche nel rispondere, ma grazie al nostro servizio informatico, che ha lavorato incredibilmente giorno e notte, con gli strumenti che avevamo a disposizione, gli iPad, eravamo in grado di essere a contatto con questi pazienti o possibili pazienti, cittadini, e rispondere alle loro domande. Quindi abbiamo lavorato per centinaia di giornate a fianco al Ministero della Salute. È stata una cosa bellissima. Certo. Volontariato di competenza l'abbiamo chiamato. Anche questo fa parte di Roche, si fa in quattro, no? Esatto, esatto. Grazie, buona giornata. Arrivederci, grazie dell'attenzione.